Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi, io sono alle prese con la cervetta. Come vi dicevo, in gravidanza si è particolarmente sensibili al dolore, si abbassa la soglia del dolore e quindi io sto temporeggiando da circa 2 ore per fare un baffetto. Che si fa? Vediamoci incontro perché così insomma la notte. Franca, ce l'ho fatta, guarda, con Bene, tanto sofferenza e dolore. si vede i pochi labbra compi. Sì, perché in gravidanza il laser. Sì. Stai messo buono. Comporterebbe bene, cane, porta mi. Dio, sai che ieri mi hanno mandato un sacco di bei messaggi. C'è Bene. sempre qualcuno che fa la cretina, no? Sì, sono meglio Qualche l'ossi. Sì, cretinetta c'è ma sempre. ci devo andare a capo un nuovo gabinetto. E bisogna andare a porta mia. Che va meglio l'ossi. A capo vostro funziona proprio, e poi la nipote è mia, Adesso gli facciamo leggere tutti i se messaggi capite. belli che ci hanno mandato. Cose bellissime ci sono scritte. Comportate bene che la nipote è mia, perché qua avete male che passo con me. Io qui si volta in galera, un tecnico mi ha detto, e lì un figlio, Cioè, sei un pirata. e basta, e comportate bene, e non vi nervosi, a questo momento la nipote è mia, non si può nervosi, vi siamo capiti, ci siamo capiti. Ebbene. Zia Madonna baffuta, sempre piaciuta, no? Sì, 12 dicembre, così è. Ti facciamo crescere sti baffi. A capo vostro, sono proprio. Voi siete toccati a nipote mia, si sa chi siete. Parruta libera, c'è Dove cosa più. abitate? Chissà, si sa chi siete, dove abitate? Per me all'obitorio. All'obitorio, se vi dov'è l'obitorio? Si può, no, non lo capite, ve lo dico, dove sono tutte le luci? Sì, ma perché sei così aggressiva stamattina? Perché hanno pure Milone a tocca, vabbè? Chi siete voi? Ma chi siete? Dove la mia nipote Questo è un messaggio per gli haters, allora, zia. mette i piedi mia nipote col suo futuro marito, voi ci mettete la lingua e lo pulite. Vabbè, hanno capito il Non messaggio. hai capito? Hanno inteso. Scusate, oggi vuole sfogare zia Franca, ha altro da dire. Sta messendo amico mio? Chi, zia, chi? Ah, Pietro, Poi si può? diglielo, sì. Sta messendo amico mio? Ma che ti dai ieri sera che te ne aiuti? E non viene da nipote mio, ma devi Da ieri a sedermi. pranzo, zia, direi. Da ieri sera, Da pranzo, da ieri a pranzo se n'è andato. dalle 3 che ti sei andato, sono alle 2 e non ti fai vedere. Ma che fine hai fatto? Vieni subito, hai capito? Se no ti vengo a prendere con l'orecchio, così ti porto a piedi fino a qua, arriviamo per stasera e poi arriviamo. Digli, amico Fritz. Hai capito, amico Frizzo, amico mio? E vieni subito, se no ti vengo a prendere così, ti vengo a prendere con l'orecchio e ti porto a piedi fino a qua. No, è normale che va vestito così in giro da solo? Con i capelli fatti, barba fatta. Che è questo? Che si è messo in testa? Dimmi se però. Ah, se ne approfitti perché alle volte non c'è risponde. Brava, Quando approfitta! stanno i voti a me? Fai i pappici? Fai i pappici quando stai con me? Mamma si sui pappici. Diglielo, zia, fai i pappici! Paura. Pappici e paura. Ah, un po'. Io dico la mia lingua, nessuno me l'ha detto. No, non lo faccio più, zio. Guarda che guarda, guarda che guarda, zio, guarda che guarda su Instagram. Non piace a me così. Zia Franca, che No, dici? sei poco serio, mi piace. Brava, zio, poco sei, fammi vedere che Zia cosa Franca, il guardi. post che mi è uscito sulla No, home di Calvin Klein. come terminare chiuso? Brava. Allora, ragazzi, direi che è arrivato il momento di fare un trucco, di darci una parvenza. Guardate come sono carina con questi capellari rotti tutti qui. E quindi facciamo un trucco super veloce con 4 prodotti top di Blush Italia che utilizzo tutti i giorni, che adesso vi faccio vedere. Super palette di 120 ombretti di Blush Italia e sto utilizzando tantissimo io questi rossi così satinati, bellissimi. Poi che ci serve? Ci serve la palette, quest'altra di palette di correttori che io miscelo tra di loro. Poi questi sono specifici per brufoletti, occhiali, eccetera, eccetera. Super mascara di Blush Italia chiamate, che è top. E il fondotinta 3D, quindi correttore anche cipria, numero 405. Andiamo. Eccomi, allora, come vi dicevo, super veloce questo trucco.
Fondotinta 405 di Blush Italia, poi l'ombretto, quello che vi ho fatto vedere della palette, questo rosso, sopra e sfumato anche un po' sotto, correttori della palette anche per fare un po' di contouring e mascara super super top che mi chiedete sempre. Vi lascio il link di Blush Italia, che è una linea professionale ma che costa secondo me poco rispetto alla qualità che è, e il codice è Rosa20 per avere lo sconto del 20% su Blush. Per i capelli invece, ragazze, che cosa sto utilizzando? Allora, tutti quanti li vogliamo lucenti, forti e senza doppie punte. Prima cosa dobbiamo evitare di colorarli ogni settimana e soprattutto dobbiamo nutrirli dall'interno, quindi dobbiamo bere tantissima, tantissima acqua che fa bene a tutto, la pelle e i capelli. Io sto utilizzando in questo periodo questa, che è appunto una maschera Repair di Bella Via alla vaniglia profumatissima, che utilizzo 2 volte a settimana in concomitanza appunto dello shampoo. E tengo su io 10 minuti perché ho le punte abbastanza sfibrate, ma potete tenerli anche 5, insomma, dipende da quanto il vostro capello necessita di essere riparato. E poi dopo c'è anche questa spazzola carinissima di Bella Via che potete portare sempre con voi per districare. Vi lascio il link di Bella Via e vi lascio anche il codice Rosa Scelta, che su una spesa di 59 € vi dà diritto a 2 regali a scelta vostra tra 4 disponibili. Bella Via. Stasera il mio fidanzato ci propone una cena super chic, Stellata. stellata. Fai vedere, amore, cucinato tutto da lui. Grazie, amore, ma stasera proprio avevo deciso di iniziare la dieta. Ragazzi, ho trovato il mio regalo di compleanno, ve lo faccio vedere. Cioè, voglio questo, lo voglio per forza. Guardate. Vai. Così, dove stai? Stai. E ti siedi, vedi? È Si bellissimo. alza, prende le sue Pop, cose. pop, Opla! Lo voglio, su. Trova, l'amore, trova. Amore, tu eri a dieta? Ti ho detto di passare quando volevi, ma non che ci sono cose, hai detto che eri a dieta. Che ci sono, metto un po' di ghiaccio. Mi fa un sissi che hai appena mangiato? Vorrei farti sta coppa finché arrivo, non sono fritti. Ti sei promesso, ti hanno sparato, non posso occuparmi di tuo. Va bene anche a me, non si preoccupa. Cioè, non ti faccio bene. No. Questa è una piccolissima parte di quello che mi arriva tutti i giorni ed è per questo che ci tengo sempre a ringraziarvi, perché io sono veramente orgogliosa e fiera di queste donne. Delle donne che mi seguono, perché vuol dire che in qualche modo le rappresento e che arriva qualcosa di me che va oltre un banale segui su Instagram, e quindi siete veramente il mio orgoglio. Per tutte le altre, per tutte quelle che godono a insultare, offendere, che lo fanno tutti i giorni, che si accaniscono contro una persona o un personaggio, come volete definirlo, non lo condivido, non lo capisco, perché per me è sinonimo solo di frustrazione, soprattutto quando ti guardi ogni storia e commenti ogni storia con minacce, insulti, offese, auguri di morte. Mi va bene fino a quando riguardava me. Oggi, però, che sono in una fase così delicata della mia vita e così bella, a tutte quelle persone che fanno ironia sulla mia gravidanza, su come me la voglio vivere, su come ho il diritto di viverla, dico 2 cose. A, che mi vivo la gravidanza come cazzo voglio, quindi se voglio mettere tutti i giorni foto in cui mi accarezzo la pancia, in cui parlo di quello che vivo, di come sto, lo faccio. Io posso, perché sono i miei social, voi potete tranquillamente andare da un'altra parte. E secondo, non vi meritate questa roba, perché evidentemente siete abituati alla merda e quindi vi meritate la merda. Cose così belle eppure non sono alla vostra altezza. Quindi andate a seguire quelli che vi fanno, quelli che vi danno ciò che meritate. Merda. Tutta la bellezza, che evidentemente non potrete mai capire perché o non siete mai state mamme o perché non avete
una sensibilità e una purezza tale da poter capire cose così belle e felici della vita, che tutta la vita magari ci fossero notizie così belle e condivisioni di questa bellezza tutti i giorni, invece che, ripeto, la merda a cui siete abituati, andatevi a prendere quella roba lì. Nessuno vi chiama su questo profilo, anzi, io lo dico sempre, portategliela, veramente, mi fate male. Quindi state lontane, state proprio più lontane possibile. Grazie. Cioè, non vi va bene se una persona si comporta male, non vi va bene se una persona si comporta bene, non vi va bene se una persona è troppo sicura, non vi va bene se una persona è troppo bella, non vi va bene se una persona è troppo rifatta, non vi va bene se una persona è troppo incinta. Cioè, non vi va bene un cazzo, ragazze. Ma puoi stare lì ogni giorno a stalkerare, cioè a seguire un personaggio che non ti piace? Ma in realtà c'è qualcosa di inverso dal punto di vista psicologico, perché altrimenti avete problemi, perché una cosa che non mi piace, manco ci spendo un secondo della mia vita. Voi invece state là a commentare ogni giorno, quindi c'è qualcosa che forse vi attira, vi attrae. Qualcosa che forse vorreste. Cioè, allora, ammettete questa cosa con voi stesse e poi magari ne riparliamo. Cioè, uno vi aiuta anche, però. Però veramente, altrimenti state lontane. Cioè, io piuttosto che farvi. Cioè, oltre che farmi fare le corna quando leggo delle cose, non faccio altro. E poi siete veramente un gruppetto così piccolo di sfigate che si uniscono tra loro, che siete, fate veramente tanta tristezza. Soprattutto, ripeto, parlare di una gravidanza che è la cosa più bella del mondo, la cosa più stupenda, che non si può dire, ma lo dico, che non vi potesse capitare e che vi auguro, nonostante questo, io vi auguro di provare nella vita. Poi ne riparliamo, poi ne riparliamo. E quindi esprimerò la mia gioia con tutto il cuore ogni volta che voglio, ogni secondo della mia vita, perché ci sono donne, che sono il 95% di quelle che mi seguono, che lo meritano. E quindi è per loro, per voi non c'è nulla, cioè proprio su questo profilo, per gente come quella, come voi, non c'è nulla. Quindi via.